Amici e amiche, bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi dal non senso alla vita di cielo che con oggi entra in un ulteriore aspetto molto importante nel nostro percorso che è, come già introdotto nella puntata precedente, il tema dei temperamenti. Il tema dei temperamenti oppure io li chiamo un po' il DNA psichico, perché il temperamento, come vedremo, è una cosa che non può essere cambiata, d'accordo? Il temperamento, diciamo che forma un po', in un certo senso, una cosa sola con quella che è la nostra personalità ed individualità. Questo però, diciamo così, quest'ultimo aspetto dipende da come Dio ha pensato la nostra anima. Quindi, però la nostra anima cade dentro una struttura umana che è fatta in un certo modo, io morfologicamente sono fatto in un certo modo, il mio DNA è fatto in un certo modo, sappiamo le leggi della genetica, i miei tratti somatici sono questi, tanto per dire, sto progressivamente perdendo la mia un tempo folta chioma, tanto per fare una battutina, dato che ancora non entriamo nel vivo del Triduo Pasquale, e forse ce la possiamo permettere. Perché? Perché io sono esattamente la fotocopia di mio padre, proprio esattamente nello stesso circostanze di tempo, con la stessa cadenza, eccetera, eccetera. Da parte di mia madre la stessa cosa, mio fratello, poverino, che ha preso invece dalla parte di mia madre, ha perso i capelli molto prima di me. Io almeno fino a 30-40 anni, insomma, fondamentalmente ce li ho avuti. Adesso poi la caduta libera è iniziata da questo periodo, no? E da cosa dipende questo? Dipende da fattori ereditari, d'accordo? Cioè, certamente oggi potremmo controllarli, ma con spese, insomma, esorbitanti, no? E mia mamma mi raccontava sempre che siccome mio fratello perse i capelli molto molto giovane, questa è una cosa, insomma, pubblica che si può dire, e lo portò mia mamma da un celebre, come si chiama, tricologo, credo, trixtricos in greco significa capello, quindi si dovrebbe chiamare tricologo, una cosa del genere, e quello gli disse, dice, guardi signora, qui è un fattore genetico, cioè se vogliamo arrestare la perdita dei capelli dobbiamo intervenire sugli ormoni, quindi dovremmo spostarlo più verso, verso un sesso differente, insomma da quello che ha, no? Quindi se diventa una femminuccia questa cosa si blocca, ma se è un maschietto, come dire, ha preso i cromosomi dalla parte, quindi i fattori ereditari dalla parte della famiglia di mia madre, dove mio nonno, mio zio, eccetera, eccetera, calvi da in giovanissima età, e purtroppo mio fratello è andato un po' peggio. Non è che mio padre stava molto meglio, però, ripeto, almeno fino a 40-45 anni, ecco, almeno te li sei un po' goduti, insomma, poi devi fare addio. Allora, queste cose, nel senso, tanto per alleggerire un po', ci sono delle cose in noi che sono dei dati di fatto che noi non possiamo alterare. Certamente, con le moderne conoscenze della tecnica oggi, se uno avesse soldi da buttare e quindi da investire in una cosa che evidentemente un sacerdote meno che mai, ma che credo neanche un cristiano che voglia tendere alla santità potrebbe fare, no? Tu spendi un sacco di soldi e ti fai l'autotrapianto dei capelli e questa cosa la correggi, no? Ecco, però il fatto che tu comunque sei diventato, cioè questa, come dire, tara genetica te la tieni, insomma, no? Poi ci puoi intervenire. Allora, i temperamenti noi non li possiamo cambiare, li dobbiamo saper riconoscere e sapere quali sono le risorse, i limiti e come intervenire, perché i temperamenti si possono soltanto educare nei limiti in cui ci lavoro sopra con l'aiuto della grazia e di tutti gli strumenti a disposizione. Questo è un fatto fondamentale. Quindi io li presenterò, non so se riesco a farli tutti quanti questa sera, seguendo, come già accennato la volta scorsa, il testo migliore per conoscerli, che è il formidabile, straordinario testo di teologia spirituale, Teologia della Perfezione Cristiana di Antonio Royo Marin. Credo che adesso sia disponibile anche per chi li ama in versione digitale, mi pare di averlo visto sugli store sia di Apple che di Amazon e credo anche Android,
il Google Store, quindi disponibile. È un testo molto lungo, perché sono oltre 1.000 pagine, quindi molto molto impegnativo, bellissimo, chiaramente un sacerdote, a mio avviso, questo testo lo deve leggere prima di mettersi, insomma, a lavorare con le anime, specialmente quando gli viene richiesta direzione spirituale o cose di questo genere. Comunque, seguiremo questo testo. È fondamentale individuare il proprio temperamento. Teniamo presente una cosa: è possibile che non si trovi, anzi, è quasi sempre così, non si trovi, come dire, un temperamento allo stato puro, cioè io mi riconosco al 100% in questo temperamento. Però sostanzialmente sì. Quindi, e non è tanto difficile, perché i tratti caratteristici, come li descrive Roy Marine, è veramente eccezionale. Quindi, nel dubbio, fatti aiutare, ma cioè, io e tutte le altre persone che mi stanno intorno, cioè, se tu sai queste cose, con 5 minuti che te la sei un attimo studiata, l'hai osservata, hai ascoltato, insomma, hai visto qualche piccolo particolare, hai già inquadrato il temperamento, no? Con un margine, diciamo, di errore abbastanza basso. Questo è fondamentale, perché anche di questo noi dovremo tenere conto nel percorso, evidentemente, di guarigione e di liberazione, perché il percorso di guarigione e di liberazione chiamerà fondamentalmente in causa, come vedremo, e principalmente in causa l'azione della grazia, però possiamo già da ora anticipare che la grazia opera in sinergia con la natura, cioè io devo sapere dove andare a mettere le mani, fondamentale questo qui, d'accordo? Ecco, allora, detto questo, non perdiamo troppo tempo, perché i temperamenti fondamentali individuati dalla tradizione teologico-ascetica sono quattro, e sono i seguenti: il sanguigno, il nervoso o malinconico, il collerico e il flemmatico. Questi quattro. Vedremo che sono facilmente riconoscibili. Tra l'altro, poi ogni santo si riconosce molto molto facilmente che c'è il proprio temperamento. Ci sono dei santi che c'è il temperamento a sorpresa. Per esempio, il santo curato d'Ars, che pare che fosse l'uomo, il parroco più buono e più dolce della terra, lui aveva il temperamento collerico, si sarebbe mangiato vivo le persone che gli stanno davanti. Così come San Francesco di Sales, che è passato alla storia come il santo della dolcezza. Questo faccio un'anticipazione. San Francesco di Sales scrive, l'ho detto infinite volte, infinite catechesi, che lui ha dovuto combattere 22 anni contro il suo temperamento collerico per domarlo. E Sant'Ignazio di Loyola è evidentissimo, insomma, che era un temperamento collerico. Lui ha lasciato scritto che il suo combattimento è durato solo 40 anni per dominare quel temperamento. Il temperamento collerico è pericolosissimo, perché si diventa santi o diavoli. È uno proprio dei più ambivalenti, ed è una croce non indifferente riuscire a domarlo per indirizzarlo verso il bene. Parlo perché forse potrei saperne qualcosa. Allora, cominciamo subito a passare in rassegna i temperamenti, cominciando dal primo, il temperamento sanguigno. Allora, anzitutto, caratteristiche essenziali in relazione alla eccitabilità. Il Royal Marine fa sempre questo schema: le caratteristiche essenziali in relazione alla eccitabilità, le buone qualità, le cattive qualità e come si educa quel temperamento. Allora, il sanguigno si eccita facilmente e fortemente per qualsiasi impressione. La reazione suole essere anche immediata e forte, però l'impressione o la durata suole essere breve. Il ricordo di cose passate non provoca tanto facilmente nuove emozioni. In parole più semplici, il sanguigno
s'appiccia subito, reagisce immediatamente, anche in maniera devastante, ma dopo 5 minuti è passato. Non serba rancore, non gli rimane, d'accordo? Ecco, detto in due parole. Buone qualità. Il sanguigno è affabile e allegro, simpatico e ossequioso verso tutti, sensibile e compassionevole dinanzi alle disgrazie del prossimo, docile e sottomesso dinanzi ai suoi superiori, sincero e spontaneo alle volte fino alla sconvenienza, troppo spontaneo. È vero che di fronte all'ingiuria reagisce alle volte violentemente e prorompe in espressioni offensive, però dimentica subito tutto, senza conservare rancore verso nessuno. Non conosce assolutamente la pertinacia e l'ostinazione. Si sacrifica con disinteresse. Il suo entusiasmo è contagioso e trascina. Il suo buon cuore cattiva e innamora, esercitando una specie di seduzione intorno a sé. Ha un concetto sereno della vita. È fondamentalmente ottimista, non indietreggia dinanzi alle difficoltà, confida sempre nel buon esito. Che bello, eh? Lo sorprende molto che gli altri si irritino per uno scherzo poco gradevole, che gli sembrava la cosa più naturale e simpatica di questo mondo. Ha un grande senso pratico della vita. È più inclinato a idealizzare che a criticare. Dotato di un'esuberante ricchezza affettiva, è facile e pronto all'amicizia. E vi ci si abbandona con ardore e alle volte appassionatamente. Investe nell'amicizia. La sua intelligenza è viva, rapida, assimila facilmente, però senza molta profondità. Dotato di una felice memoria e di una ardente immaginazione, trionfa facilmente nell'arte, nella poesia e nell'oratoria, ma non raggiunge la taglia del sapiente. I sanguigni sarebbero molto frequentemente spiriti superiori se avessero tanta profondità quanta sottigliezza, tanta tenacità nel lavoro quanta facilità nelle concezioni. Guardate, non posso fare altro che leggere perché è spettacolare come quest'uomo descrive questi temperamenti. Fin qui tutto bello, il sanguigno dice: oh, quanto sono bello. Adesso arrivano le dolenti note, cattive qualità. Accanto a queste buone qualità, il temperamento sanguigno presenta seri inconvenienti. I suoi difetti principali sono la superficialità, l'incostanza e la sensualità. La prima si deve principalmente alla rapidità delle sue concezioni. Gli pare di aver compreso subito qualsiasi problema che gli viene posto innanzi, e in realtà lo ha percepito in una maniera soltanto superficiale e incompleta. Derivano di qui i suoi giudizi affrettati, leggeri, frequentemente inesatti, quando non completamente falsi. È più amico della vastità facile e brillante che della profondità. Seconda cosa, l'incostanza. L'incostanza del sanguigno è frutto della poca durata delle sue impressioni. In un istante passa dalle risa al pianto, dall'esuberante allegria a una nera tristezza. Si pente subito e veramente dei suoi peccati, però vi ricade alla prima occasione che gli si presenti. I sanguigni sono vittime delle impressioni del momento. Soccombono facilmente dinanzi alla tentazione. Sono nemici del sacrificio, dell'abnegazione, dello sforzo duro e continuato. Nello studio sono pigri, riesce loro quasi impossibile raffrenare la vista, l'udito e la lingua. Nell'orazione si distraggono facilmente. A periodi di grande fervore ne succedono altri di languore e di scoraggiamento. La sensualità, infine, trova terreno propizio nella natura ardente del sanguigno, il quale si lascia trascinare facilmente dai piaceri della gola e della lussuria. Reagisce prontamente contro le sue cadute, le deplora con sincerità,
però gli manca l'energia e il coraggio per dominare la passione quando rialza la testa. Educazione del sanguigno. Si può educare un temperamento, questo vale per ogni temperamento, fomentandone le buone qualità e reprimendone i difetti. Il sanguigno deve dare perciò alla sua esuberante vita affettiva un fine nobile. Se riuscirà a innamorarsi fortemente di Dio, giungerà ad essere un santo di prima categoria. Chi era un grande sanguigno che vedremo in questi giorni protagonista già da domani? San Pietro. Altro grande sanguigno? Sant'Agostino. Altro grande sanguigno? San Francesco Saverio. Altra grande sanguigna? Femminuccia, ma un colosso, una delle sante più grandi della storia della Chiesa, Santa Teresa d'Avila. Tutti sanguigni. Quindi hanno dato alle loro energie affettive un nobile fine. Pensiamo a Sant'Agostino, no? Che per fino a 30 anni ha investito le sue energie affettive nel mondo e nella vita del mondo, e poi è l'innamorato del Signore. Basta leggere le confessioni, no? Però, proseguo la lettura, è necessario che lotti tenacemente contro i suoi difetti fino a dominarli completamente. Deve combattere la superficialità acquistando l'abito della riflessione e della ponderazione in tutto quello che fa. Deve rendersi conto dei problemi esaminandoli sotto tutti i loro aspetti, prevedendo le difficoltà che possono sorgere, dominando l'ottimismo troppo fiducioso e irriflessivo. Prenderà serie misure contro l'incostanza, perché con l'incostanza, santi, non si diventi, non si diventa, altro che vita di cielo, non si fa neanche, cioè, non esiste proprio. Non bastano i propositi, le risoluzioni, che nonostante la sua sincerità e buona fede, è sincera e buona fede quando fa un proposito, ma infrangerà la prima occasione. Cadrà subito. Occorre che leghi la sua volontà deve essere legata. Non può far fallare ad un piano di vita convenientemente riveduto e approvato dal suo direttore spirituale, in cui tutto è previsto e indicato e in cui niente è lasciato all'arbitrio della sua volontà debole e capricciosa. Deve fare molto seriamente l'esame di coscienza, imponendosi gravi penitenze per le trasgressioni che sono frutto di incostanza e volubilità. Deve affidarsi a un esperto direttore spirituale e obbedirgli in tutto. Nell'orazione deve lottare contro la tendenza alle consolazioni sensibili, perseverando in essa nonostante l'aridità. Infine, dovrà opporsi alla sensualità con una vigilanza costante e una lotta tenace. Fuggirà come la peste ogni specie di occasioni pericolose, nelle quali soccomberebbe facilmente, poiché la sua sensualità si alleerebbe con la sua incostanza, le alleanze malvagie delle nostre cattive inclinazioni. In modo speciale custodirà la vista, ricordandosi delle sue dolorose esperienze. In lui, più che in qualsiasi altro, si verifichi il detto: occhi che non vedono, cuore che non sente. Versione più comune: occhio non vede, cuore non duole. Osserverà il raccoglimento e praticherà la mortificazione dei sensi interni e esterni. Chiederà umilmente e costantemente a Dio il dono della purezza dell'anima e del corpo che può venire solo dal cielo. E questo basti per il temperamento sanguigno. Momento, io parole, che cosa vogliamo commentare? È uno spettacolo, è proprio una descrizione vivissima. Bene, secondo temperamento, il temperamento nervoso o malinconico. Quella del nervoso, l'eccitabilità del nervoso, quindi la prima cosa è caratteristiche essenziali in relazione alla eccitabilità. Quella del nervoso è debole e difficile al principio, ma forte e profonda per ripetute impressioni. La sua reazione presenta questi medesimi caratteri. Quanto alla durata, suole essere lunga.
Il nervoso non dimentica facilmente, anzi, non dimentica mai. Detto proprio in termini abbastanza chiari. Buone qualità nel temperamento malinconico o nervoso. Poi vedremo quali santi e filosofi hanno avuto questo temperamento. Allora, buone qualità. I nervosi hanno una sensibilità meno viva di quella dei sanguigni, però più profonda. Sono naturalmente inclinati alla riflessione, alla solitudine, alla quiete, alla pietà e alla vita interiore. Si impietosiscono facilmente delle miserie del prossimo, sono benefattori dell'umanità. Sanno spingere l'abnegazione fino all'eroismo, soprattutto al lato degli infermi. La loro intelligenza ordinariamente è acuta e profonda perché maturano le loro idee con la riflessione e la calma. Il nervoso è un pensatore e ama la solitudine e il silenzio. Può essere un intellettuale secco ed egoista, chiuso nella sua torre d'avorio, o un contemplativo che si occupa delle cose di Dio e dello spirito. Sente attrattiva per l'arte e ha attitudine per le scienze. Il suo cuore è di una grande ricchezza sentimentale. Quando ama si distacca difficilmente dai suoi affetti, perché in lui le impressioni sono molto profonde. Soffre per la freddezza e l'ingratitudine. La volontà segue le vicissitudini delle sue forze fisiche. È debole e quasi nulla quando il lavoro lo ha esaurito, forte e generosa quando gode buona salute o quando un raggio di gioia illumina il suo spirito. È sobrio e non sente il disordine passionale che tanto tormenta i sanguigni. È il temperamento che si oppone al sanguigno, quindi è sanguigno e flemmatico sono le due sponde opposte. I temperamenti sono fatti a coppie, cioè A e non A e B e non B, diciamo così per farci capire, no? Quindi il nervoso o malinconico, o anche qualcuno lo chiama sensibile, è l'opposto del sanguigno. Come il collerico si oppone al linfatico o flemmatico, come vedremo. Furono temperamenti nervosi, vediamo, o malinconici. Sapete chi? Altro protagonista di questi giorni. Il discepolo amato, l'apostolo prediletto di Gesù, il più caro al suo cuore, cioè San Giovanni Evangelista. San Giovanni Evangelista, altro grande innamorato di Gesù. San Bernardo da Chiaravalle, l'innamorato di Maria. Il primo santo che ebbe il dono mistico straordinario della Lactatio Mariae, Doctor Melliflus, Doctor Marianus. San Luigi Gonzaga, una delle più belle figure di giovane asceso rapidissimamente alle grandi vette della santità. Santa Teresa del Bambino Gesù, ecco, la dottoressa della Chiesa, la teorizzatrice della piccola via. Colei che voleva essere nel cuore della Chiesa per essere l'amore. E poi un filosofo fuori classe del calibro di Blaise Pascal, grande filosofo cristiano, grande pensatore cristiano. Vedete come alcuni malinconici sono stati dei grandi pensatori e ce l'abbiamo anche. Pascal non è stato canonizzato, ma certamente è stato un sant'uomo, lo potremmo chiamare oggi, no? Poi, se la Chiesa un giorno lo canonizzerà, si vedrà, no? Attenzione, cattive qualità di questo temperamento. Il lato sfavorevole di questo temperamento è l'esagerata tendenza alla tristezza e alla malinconia, infatti si chiama anche malinconico. Quando i nervosi ricevono una forte impressione, essa penetra profondamente nella loro anima dove produce una ferita sanguinante. Non hanno la franchezza del sanguigno, motivo per cui nel fondo del cuore assaporano da soli la propria amarezza.
si sentono inclinati al pessimismo, a vedere sempre il lato difficile delle cose, a esagerare le difficoltà. Per questo sono riservati e timidi, propensi alla sfiducia nelle proprie forze, allo scoraggiamento, all'indecisione, agli scrupoli, eppure a una certa specie di misantropia o misoginia, misantropia in generale, insomma, no? Sono irrisoluti per il timore dell'insuccesso nelle loro imprese. Il nervoso è sempre indeciso, è l'uomo o la donna delle opportunità perdute. Le opportunità che ho perso. Faccio un po' uno spot pubblicitario per i miei amici i The Sun. Saluti a Francesco Lorenzi che mi ha detto che ogni tanto si sente pure qualcuna delle mie catechesi. Se sente questa, gli arrivino i miei saluti. Una bellissima canzone di The Sun, Le opportunità che ho perso. Testo favoloso, ottimo anche per gli educatori per farci un bellissimo incontro, una bellissima catechesi ai giovani. Chiusa parentesi. Quindi il nervoso è l'uomo delle opportunità perdute. Mentre gli altri sono già all'altra sponda del fiume, egli se ne rimane a pensare e a riflettere se osare di passarlo a guado. Sono bellissime queste immagini, anche perché io da buon sacerdote adesso ho una sfilata di persone che mi vedo davanti, ecco, con ciascuno di questi temperamenti. Alcune frasi veramente sono veramente spettacolari. Soffrono molto e senza volerlo, perché in fondo sono buoni, fanno soffrire gli altri. Santa Re Teresa, attenzione Davida, non li ritiene adatti alla vita religiosa, soprattutto quando la loro malinconia è molto radicata. Come si educa il temperamento del nervoso? L'educatore deve tenere presente la forte inclinazione del nervoso alla concentrazione in sé medesimo. Diversamente si espone al pericolo di non comprenderlo e di trattarlo con grande ingiustizia e mancanza di tatto. Il sanguigno è franco e aperto nella confessione, il nervoso invece vorrebbe sfogarsi per mezzo di un colloquio spirituale, ma non può. Il collerico potrebbe esprimersi, ma non vuole. Il flemmatico, infine, né può né vuole farlo. Bellissime queste immagini. Se non si tengono presenti tutte queste cose, è facile impiegare procedimenti educativi controproducenti. Queste sono indicazioni chiaramente per i padri spirituali, ecco perché ho detto che chiunque dovrebbe leggerli, no? Un colloquio spirituale o anche una confessione si gestisce diversamente se tu sei in grado e conosci la persona e quindi di capire chi c'hai dinanzi. Bisogna infondere nel nervoso una grande fiducia in Dio e un sereno ottimismo nella vita. Bisogna ispirargli una somma fiducia anche in se stesso, ossia nell'attitudine della sua anima alle grandi imprese. Bisogna approfittare della sua inclinazione alla riflessione per fargli comprendere che non c'è nessun motivo di essere suscettibile, diffidente e riservato. Se è necessario, si sottoponga a un periodo di riposo e a una buona alimentazione. Soprattutto bisogna combatterne l'indecisione e la codardia, facendogli prendere risoluzioni ferme e spingendolo a grandi imprese con coraggio e ottimismo. Bene, veniamo al temperamento collerico, numero 3. Caratteristiche essenziali in relazione all'eccitabilità. Il collerico si eccita prontamente e violentemente. Reagisce all'istante, però l'impressione gli rimane nell'anima per molto tempo, a differenza del sanguigno. Buone qualità. Allora, attività, intelletto acuto, volontà forte, concentrazione, costanza, magnanimità, liberalità, ecco le eccellenti doti di questo temperamento ricchissimo. I collerici obiliosi anche, quindi quelli che hanno la bile alle stelle o anche
l'adrenalina alle stelle, sono i grandi appassionati e volenterosi, pratici, svelti, si sentono più inclinati a operare che a pensare. Il riposo e l'inazione ripugnano alla loro natura, accarezzano sempre nel loro spirito qualche grande progetto. Appena si sono proposti un fine, pongono mano all'opera senza indietreggiare dinanzi alle difficoltà. Tra loro abbondano i capi, i conquistatori, i grandi apostoli. Sono uomini di governo, non sono di coloro che lasciano per domani quello che dovrebbero fare oggi, ma fanno oggi quello che dovrebbero lasciare per domani. Se sorgono ostacoli e inconvenienti, si sforzano di superarli e di vincerli. Nonostante i loro impeti irascibili, quando riescono a reprimerli, mediante la virtù, acquistano una soavità e una dolcezza della miglior lega. Incredibile. Ho detto che Sant'Ignazio di Loyola e San Francesco di Sales, che sono citati, erano collerici. Infatti, tali furono San Paolo Apostolo. San Paolo Apostolo è un collerico nato, insomma. Però ha scritto delle pagine stupende, come l'inno alla carità, come delle parole trasudano della sua bontà di apostolo padre. San Girolamo, altro grande dottore della Chiesa, Sant'Ignazio di Loyola e San Francesco di Sales. Ripeto, San Francesco di Sales, passato alla storia come il santo della dolcezza. Era quello che abbiamo sentito. Ora, cattive qualità. La tenacia del loro carattere li rende propensi alla durezza, all'ostinazione, all'insensibilità, all'ira e all'orgoglio. Se si resiste loro, se vengono contraddetti, diventano violenti e crudeli, a meno che la virtù cristiana moderi le loro inclinazioni. Vinti conservano l'odio nel cuore fino a quando suoni l'ora della vendetta. Generalmente sono ambiziosi e tendono al comando o alla gloria. Hanno più pazienza del sanguigno, ma non conoscono tanto la delicatezza dei sentimenti. Comprendono meno il dolore degli altri. Hanno nelle loro relazioni un tatto meno fino. Le loro passioni forti e impetuose affogano codeste dolci affezioni e codesti sacrifici disinteressati che sgorgano spontaneamente da un cuore semplice. La loro febbre di attività e il loro ardente desiderio di raggiungere quanto si sono proposti li spinge a calpestare violentemente tutto quello che li trattiene e appaiono agli altri come egoisti e senza cuore. Trattano gli altri con una alterigia che può giungere fino alla crudeltà. Tutto si deve piegare dinanzi a loro. L'unico diritto che riconoscono è la soddisfazione dei loro appetiti e la realizzazione dei loro disegni. Educazione del collerico. Tali uomini sarebbero di un inestimabile valore se sapessero dominarsi e controllare le proprie energie. Con relativa facilità giungerebbero alle più alte vette della perfezione cristiana. Moltissimi santi canonizzati dalla Chiesa possedevano questo temperamento. Nelle loro mani le opere più difficili giungono a compimento. Per questo, quando riescono a incanalare le loro energie, sono tenaci e perseveranti nelle vie del bene e non retrocedono nel loro impegno finché non hanno raggiunto la meta. Bisogna consigliare loro di essere padroni di se stessi, di non operare precipitatamente, di diffidare dei loro primi moti. Occorre condurli alla pratica della vera umiltà di cuore, a sentire compassione dei deboli, a non umiliare nessuno, a non fare sentire violentemente la loro autorità, a trattare tutti con soavità e dolcezza.
Questo quindi per quanto riguarda il temperamento collerico. Vediamo infine il temperamento flemmatico. Caratteristiche essenziali in relazione alla eccitabilità del temperamento flemmatico. Il flemmatico o non si eccita mai, o si eccita soltanto debolmente. Anche la reazione è debole quando non manca completamente. Le impressioni ricevute scompaiono subito e non lasciano orma nella sua anima. Il flemmatico, buone qualità, lavora ad agio, però assiduamente, purché non si richieda da lui uno sforzo intellettuale troppo grande. Non si irrita facilmente a motivo di insulti, di insuccessi o malattie. Rimane tranquillo, discreto e giudizioso. È sobrio e ha un buon senso pratico della vita. Non conosce le passioni vive del sanguigno, né quelle profonde del nervoso, né quelle ardenti del collerico. Si direbbe che manca assolutamente di passioni. Il suo linguaggio è chiaro, ordinato, giusto, positivo, più che colorito, ha energia e attrattiva. Il lavoro scientifico, frutto di una lunga pazienza e di coscienziose investigazioni, gli conviene di più che le grandi produzioni originali. Il cuore è buono, però sembra freddo. Se è necessario, si sacrificherà fino all'eroismo, però gli manca entusiasmo e spontaneità, perché la sua natura è indolente. È prudente, riservato, riflessivo, opera con sicurezza, raggiunge i suoi fini senza violenza, perché allontana gli ostacoli invece di infrangerli. Alle volte la sua intelligenza è molto chiara. Fisicamente è flemmatico e di viso amabile, di corpo robusto, di andatura lenta. Chi è un grande santo, un gigante e grande dottore della Chiesa che era un flemmatico? San Tommaso d'Aquino. San Tommaso d'Aquino possedette i migliori elementi di questo temperamento e portò a termine un lavoro colossale, perché quello che ha fatto quest'uomo assolutamente impressionante, con serenità e calma imperturbabile. Cattive qualità del flemmatico. La sua lentezza gli fa perdere delle buone occasioni perché tarda troppo a mettersi in cammino. Non si interessa granché molto di quello che avviene fuori di lui. Vive per se stesso, una specie di concentrazione egoista. Non serve a comandare e a governare, non è affezionato né alla penitenza né alla mortificazione. Se è religioso, certamente non abuserà dei cilici. È del numero di coloro a cui si riferisce Santa Teresa quando scrive: «Le penitenze di queste anime sono così ben misurate come tutta la loro vita. Non abbiate paura che si ammazzino». In questo i loro occhi sono molto aperti, quindi non c'è pericolo che si flagellino a sangue fino ad andare in ospedale perché si sono presi il tetano con la disciplina. Assolutamente non corrono questo pericolo, insomma, no? Nei casi più urgenti rimangono atoni, dormiglioni e vaghi, completamente insensibili alle voci di ordine superiore che potrebbero smuoverli dal loro letargo. Educazione del flemmatico. Si può trarre buon partito dal flemmatico se gli si inculcano convinzioni profonde e si esigono da lui sforzi metodici e costanti. A poco giungerà molto lontano, però occorre scuoterlo dal suo letargo e dalla sua indolenza, spingerlo ad alte mete, accendere nel suo cuore apatico la fiamma di un grande ideale. Bisogna condurlo al pieno dominio di se stesso, non come il collerico, contenendolo e moderandolo, ma al contrario, eccitandolo e risvegliando le sue forze addormentate.
Ora, se volessimo esporre in sintesi, conclude così il Royo Marin, però noi questa sera volgiamo lo sguardo a Gesù e Maria, al termine di questa nostra riflessione. Vedremo un pochino che temperamenti avevano Gesù e Maria. Punto interrogativo. Se volessimo ora esporre in sintesi le caratteristiche del temperamento ideale, prenderemo qualche cosa da ognuno di quelli che abbiamo descritto. Chiederemmo al sanguigno la sua simpatia, il suo grande cuore e la sua vivacità. Al nervoso la profondità e la delicatezza dei suoi sentimenti, al collerico la sua inesauribile attività e la sua tenacità, al flemmatico infine il dominio di se stesso, la prudenza e la perseveranza. Ora, e Gesù e Maria? Punto interrogativo. Com'erano Gesù e Maria? Secondo noi? Com'erano? Allora, come vi accennavo, c'è un altro testo che non abbiamo tempo di approfondire, di un padre gesuita che è Roldan, che parla, molto molto bello, è un bello studio sintetico appunto tra l'ascetica e la psicologia. Lui individua, diciamo così, tre tipi, lo dico per completezza, no? Che sono tre componenti agiotipici, quindi tre tipi. Agios significa santo in greco, typos significa appunto tipo, modello, e i tre agiotipi che individua sono l'agape tonico, cioè quindi quello polarizzato sull'amore, no? L'amore contemplativo, per esempio un flemmatico malinconico, no? È tendenzialmente incline a questo agiotipo. Poi c'è il prassotonico, quindi l'uomo dell'attività, l'uomo dell'azione, d'accordo? Lo zelo e il dinamismo apostolico. È molto bello approfondire anche queste cose, no? Quindi un bel collerico, d'accordo? E poi c'è il deontotonico, quindi l'uomo del l'uomo la donna del dovere, quindi quello che fritera le cose piccole, ha il senso del dovere, moralmente retto, eccetera, eccetera. Vicino, diciamo così, un po' al sanguigno, un po' per certi aspetti anche al malinconico, a seconda delle. Allora, che cosa conclude questo autore? Che chiaramente nella personalità di Gesù e chiaramente di Maria, questi tre agiotipi sono presenti tutti e tre, perché Gesù è polarizzato completamente sull'amore, sulle opere. Dobbiamo compiere le opere del Padre finché è giorno, poi viene la notte dove nessuno può più operare. Per esempio, anche la vita nascosta, che sembra una vita inattiva da parte di Gesù. Ecco, soprattutto per chi conosce e condivide le rivelazioni di Luisa Piccarreta, Gesù non è che è stato 30 anni a stare dentro casa, faceva il falegname, poi mangiava, beveva, andava in sinagoga, è finito lì, no? No. Cioè, in quei 30 anni lui è stato iperattivo, non da un punto di vista, come dire, di attività poietica, si dice in greco, no? Certo, faceva, lavorava anche, quindi ha fatto anche il falegname, ma nella sua iperproduzione lui, insomma, si è rifatto le vite di tutti gli esseri umani, presenti, passati e futuri, per ricompiere tutti quanti gli atti e offrirli perfettamente al Padre in riparazione di tutti i danni che abbiamo combinato noi. Ecco, e la stessa cosa vale per la Madonna. Quindi, allora, chi sono Gesù e Maria? Gesù e Maria hanno le buone qualità di tutti e quattro i temperamenti e i difetti di nessuno. Le buone qualità, anche qui, quando questo autore tratta gli agiotipi, l'agape tonico ha le sue grandi risorse, ma c'ha i suoi difetti, eccetera. Il prassotonico e il deontotonico, la stessa cosa. Ma Gesù, tutte le virtù e nessun difetto.
Possiamo, ci abbiamo qualche altro minuto, tanto per ragioni, diciamo così, di completezza, di cultura generale, no? Vi leggo qualche carattere positivo e negativo dei vari agiotipi. L'agapetonico, l'agapetonia. Anzitutto, questo agiotipo, ovviamente, come lo dice il nome, tende fortemente all'amore. L'amore contemplativo, quindi l'amore di Dio, fondamentalmente, ma anche l'amore del prossimo. È una persona fondamentalmente buona, d'accordo? È buona, è proprio buona. È predisposta alla carità fraterna, quindi all'amabilità. Ha una grandissima mansuetudine. È dotato di grande comprensione e tolleranza. Ha una grande prudenza. La virtù la esercita in modo naturale. Ha una grande pace, tranquillità e una grande gioia costante. È predisposto all'umiltà. È obbediente sia nel giudizio che nella volontà. Oh. Ha però alcuni difetti. Mancanza di dinamismo apostolico. Non sente molto la coscienza del dovere. Mancanza di mortificazione. Viltà. Sentiamo questi difetti pensando a Gesù e a Maria, se possono avere difetti di questo genere, no? Mancanza di dominio esteriore sul corpo. Mancanza di raccoglimento interiore. Tendenza alla mormorazione. Eccessiva accondiscendenza. Pigrizia e incostanza di volontà. Questo è il primo agiotipo. Poi il secondo componente agiotipico, il prassotonico. Prassotonico è un collerico, almeno prevalentemente, caratterizzato da grandissimo zelo e dinamismo apostolico, da grande fortezza e resistenza. Una grande magnanimità, una persona decisa, una grande predisposizione alla costanza, una grande attitudine alla mortificazione corporale, una profonda sincerità, una inclinazione alla preghiera vocale, una inclinazione a fare opere di carità, fare proprio un virgolettato, e un grande senso della giustizia più rivolto a farla osservare che a osservarla lui. I difetti, inettitudine all'amore contemplativo, non bada molto la coscienza del dovere, indipendenza nell'agire, cioè un battitore libero, violenza e brama di dominio, mancanza di modestia corporale, perché modestia corporale non è la stessa cosa di mortificazione corporale. Dissipazione di azione, mancanza di tolleranza per incomprensione, mancanza di pietà, fretta e irriflessione nell'agire. Terzo componente, il deontotonico, rigorosa coscienza del dovere dinanzi a Dio. Questo è tipico del temperamento flemmatico, per quanto mi riguarda. Rettitudine morale. Fedeltà alle cose piccole, senso di responsabilità, modestia, pudore, ascetismo, amore per la ritiratezza e il silenzio, obbedienza ad esecuzione di volontà, inclinazione di preferenza alla meditazione, la giustizia la apprezza e la fa. Non la fa fare al prossimo. Difetti. Anche questo è inettitudine all'amore contemplativo, la riflessione sì, ma la contemplazione no. Mancanza di zelo e dinamismo apostolico, durezza di giudizio, ipersensibilità, modestia esageratamente dura, quindi eccessiva, tristezza spirituale, strettezza di cuore e tendenza allo scrupolo, pusillanimità, incomprensione e mancanza di tolleranza per grettezza. Egoismo e poca amabilità.
incostanza affettiva e volitiva. Bello, eh? Ci siamo visti anche questa sintesi. Allora, tutte queste cose, capite, queste poi sono rimaste, rimangono dentro queste catechesi, i testi ve li ho dati, questo non si trova in giro. Io questo ringrazio Dio che mi è arrivato perché ascetica e psicologia in giro non si trova, ma il testo di Rogio Marin sì, si trova sia in cartaceo, ripeto, che in digitale. Non so se ascetica e psicologia si possa trovare. Comunque l'autore è Roldan, il nome è, sono un istante, Alessandro Roldan Societas Jesu. Questo per chi volesse approfondire, ripeto il titolo, Antonio Rojo Marin, Teologia della Perfezione Cristiana. Bene, buon lavoro, è fondamentale. Guardate che ricordiamo sempre le cose che ci siamo detti all'inizio di questo ciclo di catechesi. Questo è un ciclo di catechesi fatto per noi, cioè per la nostra, per il nostro benessere, per la nostra salute. Quindi sono una serie di informazioni che stanno arrivando a fiotti. E che poi certamente ci si deve lavorare sopra, cioè non basta dire che bella catechesi, ammesso che sia stata tale, insomma, no? Perché bisogna poi tornare sopra per lavorarci e lavorare su se stesso e anche assimilargli alcuni concetti. Io sono tanti anni che ci lavoro, quindi ad averli assimilati li ho assimilati, poi che riesco a metterli bene in pratica è un altro discorso, no? Quindi non vorrei usare questo termine, diciamo, ma si tratta di cose che devono essere oggetto, vogliamo dire, di studio, forse insomma un po' troppo, ma sicuramente di lavoro, d'accordo? Perché le informazioni passano, non basta ascoltarle una volta perché devono essere poi riprese, trattenute, come sapete, finita la catechesi, questa è andata in diretta anche su Spreaker. Io clicco stop e è già disponibile da subito perché l'MP3 nel podcast di Spreaker, che appunto si chiama Dal non senso alla vita di cielo. Già domani, come sempre, spero in giornata di condividere anche il video, sperando che la registrazione sia andata tutto bene, ma mi sembra di sì, su YouTube, come sempre. Ci siamo visti il mercoledì, evidentemente, perché questa è la settimana santa, perché da domani, dopo la meditazione mattutina, io comincio il lockdown, quindi tutte le attività fino a Pasqua sono solo ed esclusivamente quelle legate al triduo, alla liturgia di questi giorni santissimi, a cui invito tutti quelli che stanno seguendo la diretta, oggi è mercoledì santo 2021, a immergersi, immergersi, immergersi. Non c'è niente di più santo e niente di più bello di questi giorni. Da domani pomeriggio, come ho detto domenica, switch off di tutto, sguardo, occhi, cuore, mente, volontà, desideri, affetti fissi su tutto quello che è successo, di meraviglioso per la nostra salvezza. E se Dio vuole, ci rincontreremo normalmente, come sempre accade, venerdì della prossima settimana. Pasqua e Santo Triduo Pasquale a tutti, Dio vi benedica, la Madonna vi protegga, alla prossima!